Buongiorno dottore, sono qua venuto per la bambina, per i vaccini. Per toglierli, giusto? Quanti anni ha la bambina? Non mi ricordo, quanti anni c'hai? Sette anni. Sette anni non è più in garanzia. Ma vediamo, La medicina attuale riconosce due strade. La prima è più lunga e complessa, dovrebbe rinascere. Addirittura? La seconda è più semplice, basta fare un reset al sistema. Cioè? Basta cambiare nome prima che diventi autistica. Come ti chiami, bimba? Margherita. Margherita è un bel nome, ma non è abbastanza naturale. Da oggi in poi ti chiamerai Stevia. Ti piace Stevia? Sì. Abbiamo risolto. Instagram, Facebook, Pinterest? No, Wikipedia! Ma io non ci vedo niente. E si mette agli occhiali allora, no? Sì, comunque, dottore, io sono venuto qui per un altro problema, vede, io ho le... L'epatite, io l'ho capito subito. Sì, attraverso il test. Ti credo, vuoi mangiare i cani? Vediamo cosa posso fare. Allora, per l'epatite mi prende sale, limone, no, quella è la tequila, ecco, bicarbonato e aloe vera. Mi raccomando, vera, che voi falsificate tutto. Ma cosa sta dicendo? Io così muoio. Ma non mi legge Facebook? I cinesi non muoiono. Ha mai visto un funerale cinese? Voi di Pechino siete immortali. Guarda che comunque io sono di Faenza. Faenza. Sichuan, no? La deve smettere di curare con Google. È la terza segnalazione che riceviamo. Dobbiamo intervenire. 5 anni di connessione ai domiciliari. No. Mette più smartphone. Un solo computer fisso con la connessione 56K. No. È ancora con questa storia che i cinesi mangiano i cani. No. Ah, e l'utilizzo dei social network è limitato solamente al Google Plus. No!